Hai mai fumato? Che diavolo dici? 200 like per un prossimo video in compagnia di mio fratello. Ciao ragazzi, sono Snacks e bentornati in questo nuovo video. Oggi per l'ennesima volta siamo tornati in compagnia di mio fratello, che ormai è sul canale già da qualche video. Farà parte dei prossimi sicuramente, però non dice abituale. Prossimo, secondo me è meglio spegnere il ventilatore, si sente troppo. Aspetta. Oggi siamo qui per registrare insieme a mio fratello un iMac. Mettilo più lontano, si sente di meno. Simone, si sente troppo il ventilatore, fidati. Se sentite qualche rumore di sottofondo, colpa sua, perché ha voluto accendere il ventilatore a forza. In poche parole, ho organizzato così, ho messo un sondaggio, cioè non è un sondaggio, è quel robo per fare le domande su Instagram, in una mia storia. Quindi se ancora non l'avete fatto, correte a seguirmi su Instagram, Marco Gemini, tutto minuscolo, tutto piccolo, correte a farlo. Lascio anche il link in descrizione eventualmente. Il tuo. Sono tipo troppe le domande che ci avete lasciato, ma davvero troppe, quindi non so se... Cavolo, quante ne sono? Non so se faremo in tempo a rispondere a tutte, però noi ci proviamo, quindi forza, forza. Jehona, con tante A, ci chiede: hai mai avuto domande tuoi? PS, sto amando i tuoi video, ciao, grazie mille. Hai mai bevuto? Un bacione. Hai mai bevuto quanti ai tuoi? Sì! No, no. Io in realtà l'ho fatto, però sempre in quantità piccolissima. Tipo Capodanno, no? Qualche spumantino tattico, però vabbè, qualche ci sta. Bottiglia. Hai mai litigato così tanto con tuo fratello da non parlarci più per giorni? Ce lo chiede Mia04. In realtà per giorni, cioè per tanti giorni no, però per qualche ora sì. Sì, io quando mi fai arrabbiare però non ti guardo più in faccia per ore. Vabbè, non è che non parliamo, ci insultiamo. Esatto, risposta esatta. Sharon ci chiede: hai mai fatto sì a scuola? Sì. Cioè, in senso che non vai a scuola, tipo, marinato alla scuola. Ah, sì? No, no, sì, cioè, una via di mezzo. Te invece? Tu no. No. Io in realtà non mi ricordo, cioè, nel senso, forse, marinato, nel senso di non dire niente a me e non andare a scuola, no. Però ho cacciato qualche scusa per non andare, sì. Silvia ci chiede: hai mai fatto pipì addosso per il troppo ridere? Sei fantastico. Grazie. Un bacione. Comunque... non ti ho risposto. No. No, per il troppo ridere ci sono andato vicino una volta, però no, mai, non è mai capitato. Anche Gaia ci fa la stessa domanda di qualche altra persona e ce l'ha fatta sotto, ovvero: hai mai litigato con tuo fratello tanto da non parlare di pensione? Abbiamo già risposto, per qualche ora sì, per giorni mai, quindi bella Gaia, un salutone. Leo Sora 25 ci chiede: da piccola avete mai scambiato i vostri genitori per delle altre persone? Ah, io sì. Io sì, tantissimo. Io sì. Allora, una volta non so se ti ricordi, sono al ristorante. Ci stava uno vestito con lo smoking, io sono andato a braccia sotto le gambe così, pensavo che era papà. Poi mi sono alzato lo sguardo, ho visto quello, oh, era un cameriere. Io poi mi sono girato, ho visto papà che rideva. Non ci credo. Lì. Si è staccato tipo il braccialetto che tra l'altro mi sono comprato domani a me. Oh Cristo. Dicevo, mi si è appena staccato il braccialetto che mi sono comprato ieri al mare. Stupido braccialetto. The Real Benedetta ci dice: hai mai pensato di lasciare il tuo lavoro da youtuber per un altro? Beh, questo non ti fa parte a te, ma io ti rispondo di no. Cioè dipende. Se per altri lavori intendi qualche altra stupidaggine che comunque sia fa parte del videomaking, roba del genere, allora l'ho fatto, mi è capitato. Però no, generalmente non è mai capitato. Samira ci chiede: hai mai fatto finta di avere un'altra età? Yeah. In realtà molti mi scambiano per 18enne. E ogni tanto ci scherzo su sta roba. Simon De Campi ci chiede: hai mai dato indicazioni sbagliate per divertirti? È successo. E tu, Simon, ne sai qualcosa? Hai mai fatto la cacca in posti strani? Assolutamente no. Mai? Tu? No. Nicolas ci chiede: hai mai fatto qualcosa di illegale? Bella Nicolas. E io direi di... tutto legale ormai. Lo metto così perché sicuramente sarà successo. Adesso non ricordo che cosa di specifico, ma sarà capitato sicuro. Io sì. Fetesh ci chiede: hai mai salutato qualcuno che pensavi fosse un'altra persona? Mi saluti, mi chiamo Federica. No, un bacione a Federica. E in realtà troppe volte è successo. Troppe. Cioè fa parte della mia routine quotidiana, quindi dov'è il mio foglio? E lo vedo. Ah, ecco. Ok. Quindi rispondo sì, è successo troppe volte. Hai mai fumato? Che diavolo dici? No, è impossibile. Hai fumato per davvero? No, secondo te. No, raga, non è vero. No, infatti mi sembrava strano. Fumare fa male.
Per questo ahimai è tutto. Io, Max e mio fratello vi salutiamo 200 like per un prossimo video in compagnia di mio fratello. Seguitemi su Instagram, noi vi salutiamo e al prossimo video. Ciao! Seguitemi pure a me.